gliel'hanno messo. Abbiamo cucinato la matriciana per tutti i nostri concittadini e per tutti i volontari dell'ANPAS. Abbiamo fatto volentieri, con tutto l'amore che mettiamo per fare questo piatto rinomato in tutto il mondo. Noi l'abbiamo fatta con tanto piacere, perché con la speranza che la matrice continui a vivere con la matriciana. L'abbiamo fatta anche perché chi ce l'ha chiesta sono delle persone squisite, gentili in tutti i sensi, e noi l'abbiamo fatta con piacere, per stare 2 ore con la testa almeno fuori dai problemi che ci abbiamo. Non c'è altro, grazie a tutti per averci fatto passare queste 2 o 3 ore con la mente libera, via. E io vi dico, ecco, questa è la ricetta scritta a mano da noi, le dosi sono per 2 persone. Dalla pecora mite e dal buon maiale si ricavò pecorino e guanciale. Non ci sono segreti, basta guanciale, pecorino, un pezzetto di peperoncino e si fa un piatto speciale. La bianca l'hanno inventata i pastori di Amatrice, che avevano la pecora, il maiale e hanno fatto il piatto semplicissimo con il guanciale e il pecorino. Facevano i spaghetti a mano allora e si chiamavano spaghi dritti, che venivano fatti a mano, acqua e farina, e poi facevano guanciale sulla padella in campagna e si faceva la pasta così, semplice. E poi è nata la matriciana. Io vi ringrazio con tutto il cuore, perché siete stati voi fantastici, pure per quello che fate ancora tutti i giorni e che farete ancora per molto, pure per altre persone. Grazie tantissimo. Grazie a tutti.